tutti e grazie all'Arci Nazionale, a Raffaella, per avermi invitato a condividere qui a casa mia, perché l'Arci è la mia casa, e l'esperienza amministrativa che sto svolgendo come assessora del comune di Pontedera. Ora, Pontedera è una città di poco meno di 30.000 abitanti in provincia di Pisa, con una tradizione operaia, la città della Piaggio, ma è anche una città molto vivace dal punto di vista socioculturale, con un tessuto associativo fortemente attivo a partire dal comitato di Arci Valdera, che qui è ampiamente rappresentato. È un posto molto accogliente, il 16% della popolazione è di origine straniera, della cittadinanza è di origine straniera, e una famiglia ogni 10 vive in un alloggio di residenza di EP, di edilizia popolare pubblica. Vi do questi dati di contesto perché credo che sia importante capire anche di cosa stiamo parlando. In questo quadro, quindi in un quadro dove c'è anche un'integrazione sociosanitaria molto avanzata attraverso gli ambiti, quindi con il sistema delle società della salute e dei livelli essenziali di prestazioni fra i più alti della Toscana. In questo quadro qua noi comunque ci siamo ritrovati a dover fronteggiare comunque la situazione creata dalla pandemia e a provare anche a darci degli strumenti di lettura di quello che stava succedendo, che non era soltanto appunto l'emergenza sanitaria, che chiaramente tutti abbiamo provato a gestire al meglio, ma che da subito ha necessitato uno sforzo di ascolto e di analisi di quelle che erano le casistiche che ci si ponevano davanti. E quindi come amministrazione, oltre a appunto le iniziative, quelle più pratiche, supporto alimentare, quello che quasi tutti i comuni hanno fatto, abbiamo provato a mettere in piedi appunto degli sportelli di ascolto che ci facessero capire perché le persone, anche che non si erano mai avvicinate a richiedere questa tipologia di aiuti, ne avessero bisogno. E il quadro che ci si è posto davanti è quello che molti di voi hanno già riferito stamani, quindi l'emersione del lavoro nero, le donne relegate appunto a lavori di cura informale, l'indebitamento, il grandissimo indebitamento delle famiglie, delle persone, che è un'altra forma di povertà importante nel nostro paese. E il tema degli stranieri, dei migranti, molti di questi appunto presenti sul territorio attraverso questo sistema appunto di gestione dell'emergenza a cui è stato fatto riferimento anche stamani, che ha tolto tutte quelle risorse per l'inclusione, che invece in qualche modo, lasciando poi appunto alle amministrazioni tutto fa fette intere di popolazione spesso senza diritti. Quindi appunto la nostra necessità è stata quella di provare subito a tutelare i diritti di tutti, anche con i pochi strumenti e con le poche risorse che avevamo a disposizione. Abbiamo triplicato il budget dell'investimento sugli aiuti sociali. Scusate. Quindi abbiamo triplicato gli aiuti sociali diretti e guardate, siamo passati da 10.000 a 30.000 euro al mese, non è poco per un comune così piccolo, ma lo abbiamo fatto dicendo alle persone che non dovevano vergognarsi di chiedere aiuto, perché questo era un loro diritto. Non è facile, come dire, far capire a persone che non hanno mai avuto bisogno, che non sono mai avvicinati a questi contesti. L'ultima cosa, e poi passo invece più all'analisi, ma ci tenevo a dirlo rispetto anche alla discussione di questa mattina, abbiamo internalizzato i servizi sociali che erano esternalizzati ormai da più di un decennio. Abbiamo concluso il 1 aprile questa procedura e appunto siamo molto fieri insomma di aver fatto questo.
Quindi ecco, il panorama che ci si è posto davanti, soprattutto rispetto al tema povertà e diseguaglianze, implica un approccio alla complessità, un approccio sistemico che va oltre gli interventi, appunto, spot o gli aiuti che anche un'amministrazione comunale può dare e che, come dire, non può dare mai da solo, non è mai appunto l'elemento dell'aiuto economico, ma è la valorizzazione della rete territoriale che poi sta intorno a un intervento, a una presa in carico, a una progettazione di autonomia. Questa complessità e questo approccio sistemico si ritrova nel PNRR. Mi dispiace, ma non è così. La nostra valutazione è assolutamente che va in un'altra direzione. Senz'altro lo è per la povertà, che è appunto forse il fenomeno di lettura e poi di intervento più complesso, perché oggi non sono poveri soltanto appunto chi si ritrova in situazioni estreme, che sono comunque contemplate, diciamo, in alcuni interventi del PNRR, ma sono poveri anche chi ha un lavoro e non arriva a fine mese, chi appunto non riesce a pagare un affitto o decidere se pagare l'affitto o fare un'altra cosa, o per esempio sono poveri giovani precari che non riescono ad accedere a una casa. Quindi ecco, la povertà andrebbe analizzata sotto tanti punti di vista e sotto tanti livelli. Tutto questo manca totalmente, ma manca anche appunto quell'input di lavoro territoriale che invece dovrebbe essere fondamentale se vogliamo parlare e agire in un'ottica di welfare di comunità. E qui vi faccio un esempio sul dopo di noi, sempre una delle linee di finanziamento della missione 5. Il dopo di noi, ok, noi appunto in Toscana è un progetto che già esisteva, già va avanti da molti anni e che è stato, come dire, analizzato, valutato in maniera approfondita. E la nostra valutazione era che, come dire, le infrastrutture alla fine ce le abbiamo e anche, come dire, col confronto con le famiglie, per esempio, delle persone, dei ragazzi con disabilità, viene fuori che non è che siano così disposti a mandarli subito a vivere da soli, ma mentre sarebbe opportuno fare un lavoro sulle esperienze di vita, su appunto le attività correlate per raggiungere questa autonomia. Tutto questo manca totalmente, perché in un piano che si basa appunto sulle infrastrutture e dove ci sono i fondi di gestione per 3 anni, per cui anche sulla sostenibilità io avrei dei dubbi, perché comunque laddove mettiamo in piedi un servizio è chiaro che poi i fondi per la sostenibilità andranno presi dai fondi strutturali europei e quindi blinderanno ancora altre risorse che verranno su questo tipo di progettazione. Per cui ecco, questo la progettazione, il bando con cui si va che andremo comunque a progettare, perché pensiamo che in un'ottica di territorio comunque possa essere un'opportunità, proveremo a farlo con le associazioni, con le reti, appunto con i territori, ma probabilmente provando ad integrare con attività altre, quindi trovando anche risorse altre, il progetto del PNRR, perché quelli sono blindati, cioè dobbiamo fare A, B e C, e quindi il tema della partecipazione diventa soltanto un annesso, come prima detto prima, poco utile. Ma non è soltanto la partecipazione, è proprio poi la qualità del progetto, perché è la comunità che fa la differenza nella qualità che viene data sia sui servizi o comunque sulle attività, diciamo così, che devono essere giustamente sostenute economicamente, sia rispetto a tutto quella che è la rete del volontariato, della città stessa. Ecco, tutto questo non c'è ed è molto difficile trovare degli spazi all'interno di questo tipo di programmazione. Ora io
non voglio abbassare troppo il livello della discussione, però vorrei chiudere con un aneddoto, perché se una cosa mi ha insegnato questa esperienza amministrativa è anche che la realtà spesso è più dura di quello che uno pensi, o comunque che noi anche nel nostro mondo arci, che è sempre bellissimo e pieno di stimoli, ci possiamo immaginare. Abbiamo fatto a fine pandemia un sondaggio, abbiamo dato ad un'agenzia anche famosa, insomma, l'incarico di fare un sondaggio, un citizen satisfaction, una cosa del genere, sulla pandemia e non solo, perché ci interessava anche raccogliere i dati, anche in quel caso, no? Per poter programmare bene le politiche e le azioni amministrative. Allora, ok, su questo sondaggio la gestione della fase pandemica benissimo da parte dell'amministrazione, insomma, tutta una serie di dati. Poi a un certo punto, qual è secondo te, c'era questa domanda, il problema prioritario ad oggi? Ecco, i primi due problemi che sono venuti fuori, ma anche a larghissima maggioranza, sono state le buche nelle strade e il traffico. Quindi, come dire, dalla pandemia, cioè, non abbiamo comunque appunto appreso, comunque almeno da quel sondaggio non esce fuori quale lezione, insomma, la lezione che ci immaginavamo potesse essere stata appresa. E allora appunto io per concludere vi propongo una sfida, che è appunto quella di valorizzare culturalmente e politicamente proprio la matrice politica del lavoro sociale, del senso dell'agire per il bene comune, ma soprattutto di impegnarci tutti, anche a livello, soprattutto direi appunto a livello politico e culturale, per invertire questa scala di percezione delle priorità, dei problemi, e che quindi il vero problema sia il fatto che il nostro vicino abbia difficoltà economiche, che e il nostro concittadino non possa godere pienamente dei propri diritti. Questi, no, sono i problemi veri e reali delle persone, che dovrebbero essere nella scala di priorità di chiunque, di qualsiasi comunità. Grazie.